Banco. I documenti? Trente, rouge, pair et passe. Et voilà, madame, vous avez encore gagné. Hai giocato abbastanza, Margaret. Potremmo anche andarcene. Non essere così scontrosa. Piaceva anche a te il gioco, non lo ricordi più, Alfred? Su. È inutile preoccuparsi tanto. Vedrai, convincerò Archibald a portarti con noi. Ci sarà anche Vivian? A cos'hai contro quella donna? Niente. Ma ti guarda sempre in un modo che... Dovresti essere lusingato dal fatto che piacciono. Un'ultima puntata. Carta. Sette. Saliamo a prendere Margaret. Vivian e il suo avvocato. Non li capisco, quei due. Sono solo due dipendenti di Archibald e nient'altro. Una puntata anche per te. Non pensare più alla storia di Diana. Ti tormenti inutilmente. Vedrai che quando torneremo sarà tutto a posto. La giudicheranno una disgrazia e... No, io non credo che tutto sarà così semplice. Ma spero che tu abbia ragione. Certo, basta volerle le cose. 33, noir, impair, manque. Ho vinto. Abbiamo vinto. Comincia molto bene questa serata. Pour vous. Merci beaucoup. C'è Archibald, lascia fare a me. 30, rouge, pair e passe. Archie, se andiamo a Brighton, Alfred viene con noi. Ha una casa lì e può ospitarci. Va bene, Margaret, cambia pure le fiche. Sì, caro. Perché portarci dietro anche lui? Già Margaret è di troppo in tutta questa faccenda. Non preoccuparti, Ben. Il giovanotto non è indiscreto. Terrà compagnia a Margaret mentre noi saremo dal giudice. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux. Che tempo schifoso. Non è certo la notte ideale per un viaggio. Sei tu che mi hai consigliato di aspettare l'ultimo momento. Per me, avrei già presentato i documenti da un anno. Già, così ci avrebbero sicuramente arrestati. Solo a mezzanotte scade la flagranza per il delitto di Weston. Del resto non è colpa mia se il giudice ha deciso che domani sarà l'ultimo giorno valido per la rivendicazione delle terre che tanto vi interessano. Sono solo poche ore. Poche ore, ma più che sufficienti per sistemare ogni cosa. Viene anche Alfred. Anche Alfred? Sì, saremo ospiti a casa sua a Brighton. Ha una casa? Credevo dormisse solo nel letto degli altri. Oh. Oh. Che acqua! Se continua così non sarà un viaggio divertente. La strada per Brighton credo sia interrotta. Comunque provate per la provinciale. Va bene, signore. Jonathan, fai come ha detto Alfred. Sì, signore.
non si passa, prendi la strada di destra. Perché? Ma così scioperemo tutta la notte in macchina, Archibald. Bevete, vi farà bene. No, figlia. Grazie. Dai qui. Arrivederla. Alfred. Amore, ce l'abbiamo fatta. Ora sei tu il fattore del signor Archibald. Vivrai qui e sarà possibile incontrarci ogni giorno, sai? Hai visto che ci sono riuscita? Tu non credevi che io fossi così importante. Vieni. Non l'ho mai messo in dubbio. Tu sei importante. Molto importante, ma per altri motivi. No, amore, che fai? Non qui, ti prego. Anch'io ti desidero, lo sai. Ora devi andarti a presentare, poi tornerai dopo. Perché non adesso? No, amore, no. Va prima dal padrone, ti prego. Ti avranno visto arrivare e lo avranno già avvertito. Può aspettare. Buongiorno, signora Margaret. Scusatemi, volevo solo sapere dov'è lo chauffeur. Non saprei, forse è andato in garage. So che stava riparando l'altra macchina. Qui non si è visto per niente oggi. Bene, se lo vedete ditegli che lo sto cercando. Vorrei che mi accompagnasse un momento in città. È l'amica del padrone. Ci rovina se racconta quello che ha visto. È una spia velenosa. Io non la trovo così velenosa. No, non credo che parlerà. Va bene, comincerete domani. Sono certo che ci intenderemo. Archie! Su, Fufi, buono. Archie, non abbiamo molto tempo. Arriveremo ancora una volta in ritardo. Sì, vengo subito. Abbiamo finito. Cara, il signor Sinclair è il nuovo fattore. La signorina Margaret. Cambio la giacca e sono pronto. Noi ci siamo già visti, vero? Già. Un incontro piuttosto eccitante, direi. Già. Andiamo, Margaret! Arrivederci, signor... Alfred. Ciao. Anche questi sono a posto. C'è un nuovo fattore adesso. Gran parte dei conti li metterà a posto lui. Questa è tutta la roba che riguarda la tenuta di Blackwood. Allora la porteremo con noi. La studierò là. Avrò molto più tempo.
Ce ne andremo tra un paio di giorni. Anche se dovremo tornare fra 3 settimane. Perché? Dovremo andare con Archibald a Brighton. Dobbiamo consegnare al giudice quei documenti. I documenti di Richard. È l'ultima cosa che ci rimane da sistemare. Poi di tutta quella faccenda non se ne parlerà mai più. Te lo posso garantire, Vivian. Ma perché non torniamo a vivere in Francia? Sembra impossibile. Non ti sono bastati tutti gli anni che ci siamo dovuti restare. Archibald è ormai legalmente proprietario di tutto qui. Di tutto. E anche il nostro padrone. Bella carriera la mia, vero? E pensare che 10 anni fa ero uno dei più brillanti avvocati di Londra. E ora, ora mia cara, sono stato promosso. Sono contabile. Di un po', chi è quel giovane che sta con Margaret? È Alfred, il nuovo fattore, quasi un concorrente. Uno che, a giudicare da quanto dicono, farà carriera rapidamente qua dentro. Margaret? Già. Avevo pregato Barrett di lasciare quella sgualdrina in Francia, ma no, se l'è voluta portare dietro e adesso se la tenga così com'è. Forse quello è il tipo giusto di uomo per una... per una di quel genere. Pensi davvero che... Io non penso niente. Sono affari loro. Ciao. Vai già via. Ho un mucchio di cose da controllare. Lo sai che voglio farti fare bella figura. Devo rivedere i conti di una delle fattorie. I conti o la contessa? Alfred. Di la verità, ho visto che l'amica del padrone ti gira un po' troppo attorno. Gelosa? Certo. Io non sono come le altre, che dicono sempre io gelosa, ma figurati. Fino al giorno che ci cascano e allora fanno scenate. Alfred, io ti ho portato qui perché tu sia mio. Non amo fare della beneficenza. E t'avverto fin d'ora che se scopro qualcosa l'ammazzo quella gallina, te lo giuro. Questo mi piace in te. Hai molto tatto e diplomazia quando dici le cose. Alfred, guardami. Non sto scherzando. Se davvero dovesse, io... Chiuso. La vita per voi è una continua partita. Non importa quale sia il gioco. Il gioco ha un fascino enorme. Chi ha inventato il tavolino lo ha fatto solo per poterci giocare sopra. Vuoi prendere il posto di Ben? No, grazie. Non amo perdere. Dov'è Margaret? Non lo so. Penso di sopra. Perché non la chiami? Può darsi che voglia giocare. Va bene. È ancora lì? Sì, gioca e vinci. Anche a te piace giocare. A volte. E sei fortunato? Dipende da quale gioco. Nel mio, quando si ha una regina, bisogna amarla. Potrebbe farti vincere. Dimentica Diana. Se lei ti ha aiutato finora, sappi che io posso portarti molto più in alto. D'accordo. E se tu rappresenti la scala, non vedo l'ora di arrampicarmici. Sì, Alfred. Io farò di te un uomo importante. Entrerai a far parte della buona società e costringerò Archibald a darti sempre più alti incarichi. Sì, Alfred, baciami. Voglio essere tua, Alfred, tua. Ho trovato quello che cercavo. L'amore vero. Thank you.
dovrebbe mancare poi molto per Brighton. Già. Fuori strada. Vado a vedere. Che è successo, Jonathan? Ci siamo impantanati. Prova a rimettere in moto. Va adesso. No, non accelerare. Niente da fare. Scendi. Su, prendiamo dei rami. Dai, riprova. Raddrizza le ruote. Prova. Niente da fare. Non c'è niente da fare. Siamo impantanati, le ruote sono piene di fango e slittano. Ma alla luce dei lampi ho visto uno chalet. Non ci rimane che cercare di ripararci laggiù. Ma non possiamo restare qui. Voi che dite? Se il torrente continua a ingrossare può portarsi via la macchina. E allora mi pare che non abbiamo scelta. L'autista ha un ombrello. Alfred, dove dobbiamo andare? Da quella parte. Ma dove? Laggiù, a circa mezzo miglio da qui, non è lontano. Attenzione. Aspettate! Accidenti, l'ombrello! Ben, attento a quella borsa, vale più della tua vita. Di qua, sotto la tettoia. Coraggio, ormai siamo al coperto. Ehi, c'è nessuno? Siate i benvenuti, signori. Scusatemi. La nostra macchina si è impantanata qui vicino. Non avreste un telefono, per favore? Sì, ma non funziona. Non funziona mai quando c'è un temporale così, né luce né telefono. Avete un'automobile?
No. Allora questo significa che basta un temporale e voi siete praticamente fuori dal mondo? In un certo senso, sì. Dista molto una stazione di servizio? 3 miglia e mezzo circa. È aperta di notte? Di solito lo era, una decina d'anni fa. Da allora non ho più la macchina, ora non so. Io provo ad arrivarci. Spero sia aperta, con questo tempo. Trova un'altra auto, comprala se è necessario, ma torna subito. Scusatemi, ma siamo costretti a chiedere la vostra ospitalità finché non ritorna. Spero si tratti di poco tempo. Ma certo, mettetevi pure a vostro agio. Come se foste nella vostra villa, signor Barrett. Siete sorpreso perché io conosco il vostro nome? Chi non conosce l'uomo più importante della contea? Il mio nome è Uriah, quella è mia madre Hertha. No, non vi vede. Non vi può vedere. È cieca? No, non è cieca. In questo momento i suoi sensi sono proiettati in una dimensione diversa. Una dimensione innaturale. È in trance. Da oltre 10 anni noi viviamo soli in questo vecchio chalet di caccia che un tempo era un albergo. Voi dovreste ricordarlo. Quante battute e quante prede, come dimostrano tutti quegli orrendi cimeli impagliati. Ma un giorno fu chiuso e da allora è difficile che noi si veda qualcuno da queste parti. E soli la sera, mia madre e io più di una volta abbiamo tentato delle riunioni spiritiche. Lei è una medium straordinaria. Anche stasera eravamo riusciti a creare un rapporto medianico con l'essere che poteva mettersi in contatto con noi. Sentivo che l'essere lottava per giungere a noi e ci sarebbe riuscito se in quel momento un colpo di vento più forte degli altri non avesse spalancato la finestra. Mi recai a chiuderla rompendo così la catena che avevamo formato. Fu allora che mi sembrò di vedere qualcuno correre fra gli alberi. Ma non poteva essere vero. Chi mai si sarebbe avventurato in una notte simile nel bosco? Forse era stato solo un gioco della mia fantasia. I miei nervi tesi per lo sforzo della seduta mi avevano tradito. E lei, poverina, era rimasta in quella sua rigida posizione. Per colpa mia era rimasta in trance. E sarebbe stato penoso per lei uscirne. Ma proprio in quel momento sentii i vostri colpi alla porta. Non mi ero ingannato. Qualcuno stava arrivando. E vi venni incontro per augurarvi il nostro benvenuto. Non a caso, forse, questa notte voi vi trovate qui. Potremmo insieme riformare la catena e aiutarla a uscire dal suo stato di trance. Perché no? In fondo da queste parti venne a mancare un mio parente anni fa, un mio caro parente, l'uomo dal quale ho ereditato gran parte delle mie ricchezze e dal quale ci aspettiamo ancora molto. Chissà che una seduta spiritica non possa aiutarci a saperne qualcosa di più. Richard Wright. Come può sapere il suo nome? Non lo ha nominato nessuno. Il signor Barrett ha solo detto un mio parente. E non ne ha pronunciato il nome. Capiremo dopo perché mia madre lo ha detto. Andiamocene via di qua. No, signora. Non dovete spaventarvi. Capisco che questa situazione possa sembrarvi alquanto strana, ma se non volete restare qui, c'è una stanza di sopra dove potrete riposarvi, cambiarvi gli abiti se credete e mettervi a letto. Voi accompagnate la signora. Portate su il bagaglio e fatele compagnia. Il camino è acceso e la camera è calda. È la prima stanza sul ballatoio. Vi prego, andate. Vado io con lei. Va, Margaret. Vai con Vivian. Su.
Questa pagliacciata non mi piace. Vai pure se vuoi. A me basta avere questa. Gli avvocati a Londra crescono come funghi e dopo tutta la pioggia di questa notte ne saranno spuntati centinaia di nuovi. Come mai vostra madre conosce quel nome? Interrogatela, forse potrete scoprirlo. Prego, accomodatevi. Volete bere? Assaggiatelo. Che cos'è? Sangue. Lo chiamo in questo modo per due motivi. Perché ha lo stesso colore e perché è l'unica cosa che riesce a tenermi su. È un liquore che mia madre distilla dalle bacche dei rovi. Vivian ha una fiasca di whisky con sé. Come bevete, Archibald, sembra che anche voi abbiate bisogno di sangue, anche se di colore diverso. Tu non partecipi? No. Avete paura? Che cosa dovrei fare? Prego, sedete. E ora appoggiate le mani sul tavolo, tenendole leggere, quasi sollevate. E adesso uniamole, si devono appena toccare. E non spezzate mai questa catena. Pensate, intensamente. Pensare cosa? Volete parlare con lui, con la voce, con l'essere che in questo momento è in contatto con mia madre. Pensate questo, pensatelo con tutte le vostre forze. E questo lui, chi sarebbe? Un morto che parla attraverso vostra madre? Sì, è così. Fa freddo qui. Aggiungete della legna nel fuoco, è lì nell'angolo. Non è freddo quello che provate, Archibald. Forse è un flusso medianico che vi fa tremare. Non dire sciocchezze. E voi credete davvero a queste storie? Certo. Ma è assurdo. È scientificamente provato che... È provato che è vero. O quantomeno che è possibile. Voi, se davvero volete ascoltarlo, dovete credere a questo e concentrarvi. Lui verrà. Uscirà dal presente assoluto della sua dimensione per tornare a soffrire un attimo della sua vita terrena. E lei... Lei può mettersi in contatto? Sì. Certamente. Allora, se è così, costringetelo a parlare. Non costringerò nessuno. Sarà lui a volerlo. Un essere al quale manchi la vita improvvisamente, nel pieno delle proprie facoltà sensoriali, continua a vivere. Qualcosa di lui rimane oltre la morte. E se quell'essere nel momento del trapasso aveva un sentimento più forte degli altri, amore, odio, egli ci raggiungerà per compiere il miracolo del suo amore o perché la vendetta dettata dal suo odio arrivi al segno. Interrogatelo. Voglio sapere chi è. Ci vuole calma. Calma e concentrazione. Pensate come vi ho detto. Concentratevi.
Margaret? Indossate questi e coricatevi un po'. Metterò i vostri indumenti vicino al fuoco. Voi non venite mai alla tenuta di Blackwood, perché? Archibald non ama che lo segua nei suoi viaggi. Voi sapete com'è fatto, no? Oh, sì, lo conosco da più di 10 anni. Perché siete con lui questa notte? Sono qui con Ben per quella storia dei documenti. Ma a chi dovete consegnarli? Vanno portati al giudice domani mattina. Voi e Ben non siete solo gli amministratori di Blackwood, vero? Potete definirci soci, se è questo che volete sapere. È molto strano. Archibald non ama avere soci. Ma noi siamo, diciamo, degli amici. Chi era questo Richard? È una storia lunga. È accaduta tanto tempo fa. Fossi al vostro posto, farei meno domande. Ad Archibald non piacciono gli impiccioni. Potete andare. Volete che dica ad Alfred di raggiungervi? Non siate così meravigliata. Vi ho visti nella serra. E da allora non riesco a dimenticarvi, Margaret. Siete molto bella e mi piacete. Siete giovane e vicino ad Archibald. La vita deve essere vuota e impossibile per voi. E vi capisco anche quando siete costretta a cercare l'amore in Alfred. Ma lui non è l'uomo giusto, non è alla vostra altezza. Voi siete bella. Così bella che io... Vivian! Sì, Margaret, chiamami così. Io ti aiuterò a uscire dalla tua solitudine. Io posso esserti amica. Io voglio esserti amica. No, Vivian. Vuoi Alfred, vero? E se io lo dicessi ad Archibald? Se quando Alfred sarà qui io dovessi tradirti? Tranquillizzati. Non dirò nulla. Ma tu poi, Margaret, è un patto. Devi deciderti, Margaret. Quella vecchia ciarlatana non intratterrà a lungo. Inoltre, Jonathan può tornare da un momento all'altro. Ricorda il nostro patto. Meglio essermi amica. Credimi. Brava. Brava, Margaret. Non ti farò pentire della tua decisione. D'ora in poi avrai tutto quello che ti è mancato. Tornerai a vivere. Capirai tante cose. E va bene. Ma adesso va da lui. Adesso. Aiutatelo a raggiungerci. E lui parlerà. Sarà una realtà che capovolge forse per voi il senso delle cose, ma che dovete conoscere. Sì, una verità che va detta, anche se potrà ferirvi. Aiutatelo. Egli fra breve sarà tra noi. È vicino, sempre più vicino. Sta per dirci la sua verità. Quella verità che lui certo conosce, per averla tragicamente vissuta e sofferta. Chi sei? Ti ho chiesto chi sei. Parla! Dovete stare zitto, Barrett. Formulate mentalmente le domande. Pensate intensamente ciò che volete sapere e poi sussurrate le richieste. Qui non siete nel vostro mondo. A loro non potete ordinare nulla.
Loro dovete solo pregarli umilmente. Ben, io... No, Barrett! Concentratevi se il vostro cervello ce la fa. Adesso sono io che voglio che continui. Parlate. Continuate a parlare. Vi prego. Chiamatelo. Chiamatelo a voi ora. L'essere vuole parlarvi. Rievocare il terribile ricordo di una notte nella quale vi perdeste e che inutilmente avete cercato di dimenticare. Qui, legati, gli diamo la forza di rivivere e di farci rivivere un attimo del nostro passato. È inutile che cerchiate di allontanarvi con la mente da quei ricordi. Continueranno a perseguitarvi. Le vostre colpe e i vostri delitti torneranno presenti e vivi nelle coscienze e l'essere ci costringerà a ricordarli. Voi rivivrete i momenti in cui il vostro destino si è deciso. Siete qui perché lui lo desidera e resterete invischiati nelle sottili maglie della verità e un mostro vi divorerà cancellandovi. Quel mostro sarà la vostra coscienza. Ecco il dolce. Vuole? Vuoi? No, grazie. Miss Margaret. Ehi, Ben. Che ne dici? Salve. Vieni a bere qualcosa. Grazie. Ci sei riuscito? Certo, è già nella stalla dietro la villa. Ah, bene. Allora, brindiamo il mio nuovo cavallino. Perché non andiamo subito a vederlo? Mi accompagni, vero? Sì, va bene. Dovremmo trovargli un nome. È naturale. Andiamo? Vivian, che ne diresti di prepararci per andare? Volete fare una partitina? Volentieri, vi piace giocare? Se mi piace giocare. Ma non sapete che io vivo per il gioco? Vedete questo tavolo? Bene, io sostengo che chi lo ha inventato lo ha fatto esclusivamente per poterci giocare sopra. Non siete d'accordo? Che carino, vieni qui, bello. È un amore. Ma non siamo qui solo per lui, vero? Già. Amore. Sono riuscito a vincere 4 manche di seguito. Ah, bene. Archibald? Sì? Con permesso. Prego.
Scusatemi, Archibald, ma io e Vivian siamo costretti a lasciarvi. Dobbiamo andare a Blackwood per prendere i documenti dalla cassaforte. Va bene. Ci vedremo domani sera al club. Portateli con voi, così partiremo direttamente per Brighton. D'accordo. È stato un bel party. Buonanotte. E allora, Archibald, continuate a mangiare o giochiamo? Bisogna pure che vi decidiate. O state tentando. Mangiare e giocare sono le uniche cose che mi fanno felice. Sarete invischiati nelle sottili maglie della verità e un mostro vi divorerà cancellandovi. Quel mostro sarà la vostra coscienza. Aiutatelo, anche se aiutarlo potrebbe significare per voi un altro passo verso quella verità che potrà perdervi. Lui che conosce ogni attimo della vostra esistenza giudicherà i vostri sentimenti. Voi che credete d'amare e siete solo trascinati dai sensi. Voi che siete destinati nella parentesi terrena solo a soffrire e odiare. L'amore è un qualcosa che appartiene all'eternità ed è al di sopra di voi stessi. Vivian, quella donna sa che sono qui. Può parlare. Non parlerà, abbiamo fatto un patto. Sei certa? Sì, mi costerà caro, ma non parlerà, sta tranquillo. Sei riuscita a comperarla? È lei che ha comprato me. Avere amica quella donna forse può esserti utile in questo momento. Alfred, cos'hai? Sei preoccupato per... Sì, quei due con la storia della riunione spiritica. Non mi tornano affatto, sanno troppe cose. O forse è vero che la vecchia è in contatto con qualcuno, con un essere che sa tutto di noi. Ma non può essere. Eppure, vedi, ha parlato di cose. Riusciva ad evocare ricordi spaventosi e ora promette che qualcun altro verrà e parlerà. E se fosse Diana? Alfred... Lo so che è assurdo, che tutto dovrebbe essere preso per un gioco. Ma c'è qualcosa che mi spaventa. Qualcosa che mi sfugge come una verità che sta per essere gridata. Non sopporto più questa tensione. Io me ne vado. Andartene? E dove vai? Vado incontro a Jonathan. Preferisco l'inferno che c'è fuori a questo. Perché? Quei due sanno troppe cose. Eccomi. Ora sentite la mia presenza. Eccomi tra voi. Alfred. Voi che mi avete evocato. Voi che volete sapere. Ora saprete. Conoscerete la verità di questa terribile notte, simile a quella nella quale vi perdeste. Chi sei? Una vittima. La vittima di una vostra antica macchinazione. Ma questa notte voi mi raggiungerete nella mia nullità. Alfred. E sarò vostro giudice accusatore. È tutto già scritto. Io vedo nell'attimo fermo della fine il vostro passato e il vostro breve futuro.
Voi, Taylor. Voi, Barrett. Basta! È pazzesco continuare. Non possiamo restare qui. Ha nominato anche voi, Barrett. Perché? Ve lo siete chiesto? O è per questo che state tremando? Perché breve futuro? Perché ha parlato di vendetta? Voi non credete che... Io ho capito dove volete arrivare. La ragione di questa messa in scena e il perché di questa assurda pagliacciata. Io ho qui quello che mi serve. Eccoli. Con questi documenti avrò ciò che voglio. Sono miei. E voi smettetela di recitare. Sapete più di quanto volete farci credere. Cos'è questa storia, Uria? È un ricatto? È inutile che lo chiediate a me. Eppure il vostro nome è quello di vostra madre. Archie. Archie, non vi ricordate? Quei nomi che leggemmo sui giornali quando eravamo in Francia. Ma certo. Uria Browner. Sicuro, 10 anni fa voi foste implicati nel caso di quell'omicidio. Non c'è alcun dubbio. Archibald, dovete ricordarvelo. Loro due presero parte a quel processo. Io lo ricordo perché lo lessi. Anche se il nostro accordo era di non volerne sapere più nulla e di restare lontano dall'Inghilterra finché non l'avremmo dimenticato. Io sono assolutamente certo che loro furono coinvolti nel processo per la morte di Richard Wright e di sua moglie Elizabeth. 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 Elizabeth! Vivian! Vivian! Scusa il ritardo. È stata una giornata terribile in tribunale. Oh! Vieni, voglio presentarti a Elizabeth, la moglie di Richard. È già qui? Sì, abbiamo fatto il viaggio insieme. Andavamo così verso di lei senza sapere quanto sarebbe costato a noi due quell'incontro. Lei era splendida. Splendida. Mi chiedevo come potesse vivere con Richard. Quel piccolo uomo gretto che aveva solo una chance nella vita. La sua enorme ricchezza. Ben arrivata, cara. Grazie. Ecco la mia fidanzata. La donna di cui vi ho parlato. Lo ha fatto davvero? Non ha parlato che di voi. Perché non ci sediamo? Volentieri. Accomodatevi, prego. Beviamo qualcosa? Grazie. Hai organizzato quella battuta alla volpe che ci avevi promesso? Naturalmente. Non si annoia qui in campagna? Non più adesso che c'è lei. Diventeremo amiche. Quella mano. Non avrei mai potuto dimenticare il calore di quella mano. Guardando Elizabeth provavo una sensazione nuova. E qualcosa mi spingeva a stare in guardia. Temerla, ma ero come rapita dal suo fascino. Anche stasera hai fatto tardi a discutere dei tuoi affari, vero? Sei sveglia. Ti ho disturbata, eh? È molto tardi, sai. Sì, lo so. Ma speravo che stasera non saresti rientrato a notte inoltrata come fai quando sei in città. E purtroppo Archie mi ha trattenuto a parlare d'affari. E da quando nel salone di questa villa piove? Che cosa? Quando rientri tardi da fuori, dalle tue avventurette... Lascia almeno il tuo impermeabile in anticamera. Ti sarà molto più facile dire bugie. Non ti sfugge niente, eh? Ti conosco da troppi anni. Vorrei solo sapere perché hai esteso la tua zona di caccia ai casolari di campagna. Le ragazze sono più belle che in città? Ma che dici? La verità. Sei molto peggiorato da quando frequenti quel cialtrone, il tuo signor Barrett. Oh. Io curo gli interessi di Archibald. Tutto qui. È la mia professione. Un avvocato che si rispetti deve sempre tentare di tirar fuori dai pasticci il proprio cliente. Anche se questa volta non sarà molto facile con Richard. Vedi, Vivian, la mia opinione, comunque, è che sono due poco di buono. Archie dilapiderà i suoi soldi al gioco. Ma anche quell'altro, con quella sua aria di giovane vecchietto, non credo affatto che abbia tanto le mani pulite. E in effetti è piuttosto strano... che l'eredità sia aspettata solo a lui. Sai, domani c'è una grossa scadenza. Certi pagamenti che non potremo assolutamente rispettare.
Immagino che dopo la caccia alla volpe ci divertiremo molto alla festa che Elizabeth ha organizzato. Sicuramente litigheranno. Meglio non pensarci. Tu, Elizabeth, la trovi bella? Stupenda. Ma c'è qualcosa di strano in lei. Qualcosa... non so come definirlo. A te piace come donna? Sì, certo, moltissimo. Ma cos'hai? Sei gelosa anche di lei adesso? Gelosa? E cos'è allora? Niente, è che non mi va. Davvero? Voi uomini vi ricordate di una donna solo quando vi interessa. Vivian, che cos'hai? Lo sai che ti voglio bene, e davvero, anche se a modo mio. Che cosa ti succede? Che c'è? Un altro uomo? Oh, no. Io non sono come te. Il giorno che dovesse esserci qualcun altro, che dovessi... non sarei più qui. È che alle volte una donna avrebbe bisogno di sentirsi accarezzata, d'essere trattata diversamente. Non sentirsi utile solo quando va a voi. Beh, non è piacevole quello che stai dicendo. No, Ben. Vivian, ma perché? Smettila. Fatto buona caccia? Naturalmente. Divertente? È stata l'occasione per una galoppata meravigliosa. Ne sono lieta. Prego. Sì, Uria, sono convinto di non sbagliarmi. 10 anni fa voi e vostra madre foste implicati in quel caso. Ecco perché siete così bene a conoscenza di quei fatti. Uria, penso che sarebbe meglio giocare a carte scoperte. Siete d'accordo, Archibald? Fate parlare ancora vostra madre. O parlate voi! Proveremo a ricomporre la catena. Dobbiamo ancora continuare con questo assurdo gioco. Fatela parlare allora! Fatelo subito! Voi potete aiutarci in questo. Sedete. Così ora tutto è possibile. Questa notte potrebbe durare un'eternità. Sì.
voi che credete di conoscervi e non vi conoscete, che siete riuniti solo per tradirvi qui questa notte, solo per tradirvi. E tu, Ben, perché insisti per sapere quello che già sai? O forse... Avanti, parla. Parla! Forse nella tua presunzione tu credi di sapere e ignori tutta la verità. Concentratevi. Ancora di più, voi avete straordinari poteri medianici. Lo avete richiamato in pochi secondi e forse anche contro la vostra volontà. Concentratevi e lui verrà qui. Parlerà e vi dirà tutto, tutto in questa notte di verità. Sto ritornando a voi. Sì. Aiutatemi. Che cosa vuoi tu, incredibile vittima di un gioco che ormai non ti appartiene? Non avrete scampo. Questa notte di sensi vi tradirà. Continuate a concentrarvi. Non pensate ad altro, anche se ora capite cose che prima vi sfuggivano. Dimenticatele, concentratevi. Margaret. Adesso avrei capito. È sempre l'uomo che manca di coraggio, specialmente nel momento in cui ne abbiamo più bisogno, quando non vorremmo nient'altro che un po' d'affetto. Sei ancora più bella così triste. Dimentica Alfred, dimentica quell'uomo. Margaret, non sfuggirmi, anche tu mi desideri. Margaret. No! Questa è la notte del delitto. Quale delitto? Quello che avete commesso. Basta! Basta! Fatela tacere o l'ammazzo! Lei continuerà a parlare. Il sangue di innocenti è stato versato per quel delitto. Quel sangue chiede vendetta. E questa notte i colpevoli pagheranno. Devono pagare. Sì, Barrett. Ricordate quello che vi dissi? Egli cercherà di tornare nella nostra dimensione perché il miracolo del suo amore si compia o perché la sua vendetta arrivi al segno. Ora voi rivivrete quella notte. Allora eravate diverso, più giovane, più brillante, eppure ugualmente perverso. Nascosti qua. Per farti una bella sorpresa. Sì, mi fa veramente piacere vedervi. Sì, ti prego. Come va, Ben? Permettete? Prego. Scusate. Finalmente sapremo di che si tratta. Se viene da Richard non sarà una sorpresa piacevole.
vi sarebbe meglio parlarne in un altro momento? No, parliamone subito. Ti dispiace seguirmi? Io sono dell'opinione che quanto più gli argomenti sono scabrosi, tanto meglio è affrontarli immediatamente. Prego, accomodatevi. Mi dispiace molto di avervi fatto abbandonare la festa. Credetemi, ma la sorpresa di cui parlavamo mi sembra piuttosto importante. Intendiamoci, sorpresa relativa. Voi conoscete bene questi documenti. Proprio così, caro Archibald. Tutte le ipoteche sui tuoi terreni le ho rilevate io e così mi sono accorto che tu avevi ipotecato anche terreni non tuoi. Mi riferisco ai terreni dell'eredità che, per tua disgrazia, è spettata solo a me. Per cui tu hai commesso una truffa, ma io l'ignorerò sempre che tu paghi immediatamente. Per essere chiari, o paghi entro domani o ti denuncio. Ti prego, dammi ancora qualche altro giorno. No, non è assolutamente possibile. Scusatemi, signor Wright, se mi permetterò di essere così franco, ma il vostro comportamento in questo affare non mi sembra corretto. Ho imparato da due maestri quali voi siete. Una cosa è certa, Taylor. Questi documenti sono firmati da voi e adesso sono nelle mie mani. E non esiterò a valermene se non pagate. Aspettami, torno subito da te. Elizabeth, perché mi trascuri? È quello che cosa vuole da te? Ma niente. Perché ti comporti così? Non puoi trattarmi in questa maniera. Posso fare ciò che voglio e bevi meno. Elizabeth! Adesso sei rovinato. Andiamo, cugino, non la prendere così tragicamente. In fin dei conti l'hai voluto tu. Hai rischiato e hai perso. Che dovrebbe fare allora il signor Taylor? Una splendida carriera buttata via. Un'altra cosa. Non mi dispiace affatto di averti distrutto. Se non ti avessi fermato, Archibald, avresti bruciato tutto il nostro patrimonio. Tu non mi rovinerai. Lo farò invece. Signor Wright. Non vi mischiate voi. Raggiungo di là. Sono qui. Speravi che me ne fossi andata, vero? Per continuare a fare la sgualdrina. Ma che cosa stai dicendo? Sei impazzita, vero? No! Tu farai quello che dico io. Non puoi agire così, non puoi e non devi. Elizabeth, perdonami.
Guardate allora, guardate qui. Qui c'è anche la vostra firma. Rovinerò anche voi. State veramente esagerando, signor Wright. Sarebbe meglio foste più prudente. E voglio darvi un consiglio. Misurate bene le parole. E perché dovrei farlo? Voi non siete più soltanto il legale di mio cugino. Ora voi siete dentro questa storia fino al collo. Siete suo complice. Credevate di potermi raggirare, ma io vi trascinerò in tribunale e vi dimostrerò che siete un incompetente, un presuntuoso, un imbroglione. Lasciali, faccio vedere io. È morto Archibald. L'ho ammazzato io. Vieni, non possiamo restare qui. No. Vieni via. Su, andiamo via di qui. Lasciatemi. Che vuoi fare? Ma l'ho ucciso io. E dovrò pagare per questo. Ma non essere stupido. Vieni. Usciamo di qua. Guarda. Adesso i documenti sono in mano nostra. Non possono più farci niente ormai. Non capite che non posso. Sono un assassino. Un assassino. Ma è stato un incidente. Tu non ne hai colpa. Perdonami, Elizabeth. Io posso anche perdonarti. Ad una condizione. Devi fare tutto quello che dico io. E devi farlo sempre. No, non ora. E ricordati, Vivian. Io non tollero imposizioni da parte di nessuno. No! Fermati! Fermati! Non uscirai da quella porta! A costo di ucciderti, ti impedirò di tornare da lui. No, Elizabeth, non entrare lì! Ti prego. Questo è quanto accadde, o almeno voi lo credete, ma quella notte Mr. Barrett non vi disse una cosa molto importante. Quale cosa? La vera causa di quella morte. Avrebbe potuto dirvela, ma preferì tacere. Gli conveniva. Quello che dite è assurdo! Voi sapete che non è assurdo, ma quello che non potete sapere è che io conosco quanto voi la vera storia di quella terribile notte. Quell'anello che ancora avete al dito, quanta parte ebbe in quel delitto? Perché cercate ancora di nascondere la verità? Quella notte, quando lasciaste il ballo per riunirvi nello studio a discutere, non avreste mai immaginato in quale trappola Richard vi aveva fatto cadere. Guardate allora, qui c'è anche la vostra firma. Guardate, guardate qua, rovinerò anche voi, Taylor. State veramente esagerando, signor Wright. Sarebbe meglio foste più prudente. E perché mai dovrei farlo? Ora non siete più soltanto... Si rivelò più scaltro di quanto pensavate e non riuscivate a controbattere le sue accuse. Vi aveva messo nel sacco. Non avevate altra via di scampo. Non vi restava che uccidere per salvarvi. E quell'anello lo preparaste attendendo il momento più propizio. Credevate di essere furbi, di potermi raggirare. Ma io vi trascinerò in tribunale. Il suo litigio con Ben vi diede l'occasione. Un presuntuoso imbroglione. Come vi permettete? Afferraste quella mano e la tratteneste quel tanto che bastò al veleno per entrare in lui. Faccio vedere io. Non restava che attendere. Era questione di poco. Lasciaste che lottasse con Ben senza trovare la forza di fermarlo, di dire dell'inutilità di quello scontro, ma Richard cadde ferendosi alla testa. Ben era stravolto e in voi nacque la nuova idea. Se aveste taciuto, lui sarebbe stato convinto d'averlo ucciso. È morto Archibald.
è morto, l'ho ammazzato io. E voi non parlaste. Recitaste la commedia dell'amico che voleva salvarlo a tutti i costi. Vieni. No. Non possiamo restare qui. Vieni via. Dobbiamo andare via di qui. E lasciatemi. L'ho ucciso io. E dovrò pagare per questo. Ma non essere stupido. Dobbiamo andare via di qui. Guarda. Guarda. I documenti sono in mano nostra adesso. Non possono più farci niente. Ma Ben era un uomo onesto. Irremovibile nella sua decisione. Sono un assassino. Credeva di averlo ucciso e voleva pagare la sua colpa. Tu non ne hai colpa. Ma in quello stesso momento Vivian commetteva l'altro delitto. Ben rimase completamente stravolto e voi approfittaste di questo per trascinarlo via, anche contro la sua volontà. Le grida di Vivian si udirono per tutta la villa e il delitto fu scoperto pochi secondi dopo da noi due. Mia madre e io eravamo stati chiamati quella notte per aiutare e dirigere la servitù. Assassini! Non siamo stati noi! Non siamo stati noi! E non eravamo stati noi. Voi lo sapete, ma nessuno volle crederci. Barrett, volete ancora sostenere di non essere voi il colpevole? No. Non voglio difendermi. Sarebbe inutile. Sì, sono stato io. Con questo. C'è del veleno nella sua punta. In pochi istanti si muore. Sì. Sono stato io. L'ho ucciso io. Li ho ricattato tutti questi anni per potervi dominare. Potevo farvi arrestare, ma sapevate troppe cose. E adesso basta. Ho quello che mi serve. Non ho bisogno di voi. Dei vostri pareri legali. Ben, questi documenti mi appartengono. E domani sarà tutto mio. Sarò solo. Senza soci. Senza soci! Archie! Non vi aspettavate di rivedere lei, vero? Vivian è morta e ha pagato. Come voi pagherete. Lurido porco! Archie! Non è vero.
Non è vero. Io non voglio! Il ciclo si sta chiudendo. Lui morirà per una colpa che non aveva commesso. Mentre voi, giustamente, pagherete per la vostra. Uria. Uria, perché? L'acqua verrà portatrice di una morte che significa redenzione a completare la nostra opera. Eccolo il sangue che chiedeva vendetta. E l'acqua verrà a lavare ogni cosa. È inutile che fuggiate! Correte solo incontro alla morte! Ma fatemi uscire di qui! Uria! Uria! No! Aiutatemi! 10 anni fa, alla fine di quel processo, per colpa vostra e di quell'uomo che ora giace morto vicino a voi, noi innocenti fummo giustiziati. Giustiziati? Ma voi siete impazzito! No. Uria! No! Mi dispiace, io vorrei aiutarvi, ma non posso farlo. Uria! No. Uria, in nome di Dio, aiutatemi. Non potete lasciarmi finire così. Non è possibile. Non è giusto. Dio mio. Non possono esistere testimoni di questa notte della verità. Dio mio. Anche voi siete una vittima innocente come allora lo fummo noi. Ah!